Siamo alla fine del XX secolo e ci troviamo all'interno dell'aeroporto di... diciamo dell'aeroporto di Okuto, un posto dal design assolutamente randomico e senza senso, frequentato da esseri umani dalla testa piccola come una pallina da tennis. La piccola Julia vede la Madonna sul soffitto e giusto un attimo prima di passare da Nanto a comunione e liberazione, suo fratello Ryoga giunge a distoglierla dalle sue visioni prepuberali pazzerelle. Spaventata dal fatto che il lupo solitario da ragazzetto già aveva i capelli grigi come la tristezza, Julia se la dà a gambe e si va a rannicchiare sul tetto dell'aeroporto, facendo perdere il volo a lei, suo fratello e a Dharma, il loro accompagnatore, un anziano signore baffuto vestito come se la moglie gli avesse lanciato addosso tutto il guardaroba dal terzo piano di un palazzo. L'uomo non ha il tempo di farle un cazziatone che subito badabumme! L'aereo che avrebbero dovuto prendere si disintegra in una pirotecnicissima palla di fuego. Nel mentre si sta chiedendo se sia di cattivo gusto o meno chiedere il rimborso dei biglietti alla compagnia aerea, Dharma si rende conto che la bambina c'ha la vedenza e facendo con lei di tinditone le promette di proteggerla fino al momento in cui scoprirà il motivo per il quale il cielo le ha fatto dono di questo potere fichissimo. Finita l'introduzione, ricomincia il solito pippone delle sette stelle che si susseguono nella volta celeste, eccetera, eccetera, ma questo lo saltiamo, in quanto lo conosciamo meglio della nostra data di nascita. Dio, quanto fa schifo questa CGI. Una volta finite le solite chiacchiere, veniamo teletrasportati nella scuola di mazzate di Okuto, in cui fanno la loro comparsa i quattro candidati successori della divina scuola. Tanto per cambiare, i quattro fratelli si stanno sgommando di sangue a suon di calci rotanti e scappellotti. Nel pieno del godimento nel vedere i suoi figli massacrarsi a vicenda, Ryuken viene interrotto dall'arrivo di Dharma e Julia. Dharma racconta all'amico che si è rotto le palle di doversi svegliare tutti i giorni alle 6:30 di mattina per preparare la colazione e accompagnare la ragazzina a scuola, e quindi adesso gliela molla lì e si leva di culo. Julia non parla più da quando ha perso i genitori e non è riuscita più a ritrovarli. L'unica cosa che le dà conforto e leccatine è Toby, uno di quei cani strani col muso al contrario. Dopo una sbirciata veloce a Raul, il cacciucchiello ne intuisce la sgarbataggine e gli si fa incontro con piglio fetentissimo, allorché quel tanghero di Jagger decide di killare il piccolo canide schiacciandolo come una blatta orientalis. Ma prima che l'atto di violenza su animali si realizzi, Kenshiro si mette di mezzo, pigliandosi una scarpata ponte curtiel in mezzo alle scarpe. Julia ne è colpitissima, i loro sguardi si incrociano ed è subito amore. Ma poi scoppia la guerra termonucleare globale totale. Oh, sempre così, eh. Non puoi essere a un passo dal concludere che subito ti scoppia una guerra mondiale. Maledetto Bill Gates. Ma vabbè, dai, diamo tempo al tempio, e chi ha tempo non aspetti tempesta. Passano quindi una decina d'anni o giù di lì. Il cane è cresciuto, Julia è diventata una gnocca e Ryuken si è trasformato in Obadiah Stane di Iron Man. Il vecchio maestro rivela alla ragazza che per lui è arrivato il momento di stabilire il successore della sacra scuola di Okuto e per lei quello di scegliere l'uomo con cui condividere il cammino della vita e possibilmente praticarci il sesso, se Dio vuole. La ragazza ci pensa un paio di microsecondi, dopodiché fa il nome di Kenshiro perché glielo ha suggerito il potere della vedenza. E anche un po' la vulva. Al che Ryuken, che ha già letto tutto il manga tre volte e la s'allunga, con fare mestissimo pronuncia queste testuali parole. Scegli dunque la strada colma di avversità. Ma la palissianamente intende colma di rotture di coglioni. Intanto, nella scuola di mazzate, Ken e Raul fanno un po' di riscaldamento, fronteggiando una tigre grossa quanto un brontosauro. Con la sola imposizione della mano, Kenshiro ammansisce la bestia, la quale si caga addosso e si mette seduta in attesa di un biscottino. Neanche il tempo di insegnarle a dare la zampa e riportare la pallina, che Raul, con i suoi soliti modi amabili e garbatissimi, le strappa la testa dal collo con la segreta tecnica del buffettone di Okuto. Grazie a questa dimostrazione di eccessiva cafonaggine, Ryuken decide che forse sia il caso che il nuovo successore lo diventi Kenshiro, mentre Toki e Jagger sono stati già fatti fuori nei quarti di finale. Jagger non la prende esattamente con filosofia e giura vendemmia. Raul non è d'accordo, ma alla fine se ne sbatte le balle, tanto lui fa il cazzo che gli pare e si fabbrica un titolo tutto suo, diventando il re di Okuto. Toki, vabbè, Toki è Toki ed è una specie di Gesù Cristo, quindi fondamentalmente, vada come vada, sa già che creperà malissimo. Il fratello più bello dei quattro, e ricordate che quando dico bello intendo dire brutto, ritiene esattamente un'idea pazzeschissima quella di minacciare Ken con una doppietta e riempirlo di randellate fino a quando lo stesso non avrà presentato di suo pugno regolare lettera di dimissioni dal titolo di campione dei pesi massimi di Okuto. Il futuro uomo dalle sette sfighe tiene fino a un certo punto, ma anche un maiale può salire su un albero se viene adulato, ed anche se questa citazione che ho appena detto non ha alcun senso in questo contesto, Kenshiro si imbruttisce oltre misura e decide di scolpire una faccia nuova a Jagger usando i cazzottoni come scalpello. Tutto finisce con Jagger che alza i tacchi e se ne va, dando dello screanzato a suo fratello minore. Eccolo là!
finalmente entra in scena quello che è sempre stato il primo vero boss di fine livello di Kenny il guerriero, Shin, l'aquila solitaria di Nanto. Il nostro villain col frangettone è talmente scemo da riuscire a farsi manipolare da uno come Jagger, che sussurrandogli all'orecchio parole di odio, discordia e maleducazione, lo persuade a prendersi Julia con la violence. Per un presumibile problema di calli e occhi di pernice sotto la pianta dei piedi, o semplicemente perché è pigra come la merda, Julia si fa portare in braccio da Ken, quando ecco che un gruppo di cuozzi gli si parano davanti. Shin si fa largo tra di loro e rende edotto Ken sulla sua intenzione di ghermirgli la fiancée, che è un modo ricercato per dire che gli vuole ciulare la tipa. A questo punto della storia, l'ultimo successore della sacra scuola di Okuto non ha ancora affrontato una quantità di sfide sufficienti a fare di lui il Godzillone che tutti conosciamo, ed è sostanzialmente ancora una mezza pippa. Di conseguenza viene messo al tappeto con una facilità che farebbe imbarazzo anche al più scemo degli scagnozzi punk che affollano il mondo post-nucleare. Tipo quelli che si rendono conto di essere morti solo dopo essere morti, avete presente? Cioè, guardate questo qua. Ha una sega di un metro piantata in mezzo al cranio e sta ancora cercando di capire quale farfalla abbia battuto le ali dall'altra parte del mondo per dare il via alla concatenazione di eventi che ha portato quella sega ad abbattersi sulla sua scatola cranica. A ciò segue quella che è forse la scena più iconica di tutta la serie, e cioè quella in cui Shin insegnava a tutti noi bambini dell'epoca come disegnare l'orsa maggiore sul petto del nostro compagno di classe più sfigato. Che il più delle volte ero io. Che bei ricordi. Maledetto Soros. Passa qualche tempo e uno degli sport più popolari praticati dallo scagnozzame di Shin è quello di depredare villaggi oltremodo e marchiare gli autoctoni come bestie. Con grande sorpresa del frangettone biondo, ciò non fa bagnare Julia più di tanto e la ragazza, ormai stanca di ciondolare in giro per il film vestita come una uscita da un libro sfigato delle sorelle Bronte, decide di mettere fine a tutto questo facendo bungee jumping senza corda dal 798esimo piano del palazzo. Un attimo prima di tuffarsi però, mette un collare di Okuto al collo di Toby, supplicandolo di portarlo a Kenshiro. Il cane la guarda come per dire: ma per chi cazzo mi hai preso, per Bartolini? E prima che possa di fatto protestare azzannandole un polpaccio, Julia si butta a cufaniello nell'etere e ciaone. Shin cerca di acchiapparla, ma è lento come la ricrescita dei capelli di Magalli e se la lascia scappare. Quando arriva giù in preda alla disperazione e pronto a raccogliere la fidanzata, ormai ex, con la sacra tecnica della paletta di Nanto, la trova sdraiata a terra sorprendentemente senza un graffio. Dato che l'occasione fa l'uomo porco, Shin decide di toccarle le tette almeno una volta nella vita, prima di mollarla lì a marcire. Ma al primo touch si rende conto che la ragazza è ancora alive. Manco il tempo di dire poffarbacco che alle sue spalle si materializzano a chiappe strettissime le cinque forze di Nanto, le quali, poco prima, avevano agguantato Julia al volo, salvandola immantinente dal morbo della morte. La loro intenzione è quella di nasconderla a Raul, che, sai che novità, ha intenzione di ingropparsela pure lui. Dato per scontato che, per conquistarla, il re di Okuto non si limiterà semplicemente a registrarle una compilation, i cinque suggeriscono che forse sarebbe il caso di nasconderla in culo al mondo, facendo credere a tutti che ora vive nel paese di Gesù. Shin ci pensa un attimo e, come tutti i personaggi di Kenny il guerriero che prima sono cattivi ma poi sono buoni, accetta, pigliandosi pure l'accollo di averla fatta fuori come bonus. Che, mentre l'esercito del re di Okuto dà il meglio di sé in una serie di abiette e ignominiose scorrerie per livello di depravazione quasi pari ad un qualsiasi raduno degli alpini, Julia si sveglia e fa la conoscenza di Ryaku del mare, membro anziano delle cinque forze di Nanto e telecronista ufficiale di tutti i combattimenti di Kenny il guerriero da lì in avanti. Ryaku le riferisce che devono andare dall'ultimo generale di Nanto e bisognerà sbrigarsi perché da lì a 20 minuti passerà l'ultima corsa della sezza per piazzale Tecchio. Julia gli risponde: ok, vengo, ma solo se questo non me se vuole inculà pure lui. Però i due partono e, una volta raggiunto il palazzo ed arrivati al cospetto del generale, scoprono che anche lui, come Toki, sta morendo di tosse. Dopo un po' di chiacchiere sul fatto che Ken è il salvatore che deve liberare il mondo da Raul e bla bla bla, si scopre che il generale altri non è che il vecchio Dharma in versione cosplayer di Gundam. Dharma rivela che, pur senza sapere una mezza fava di arti marziali, kempo e cazzottoni, Julia è il vero ultimo generale di Nanto e quello è il motivo per cui possiede la vedenza. A questo punto i due fanno di nuovo di tinditone e adios Dharma, mandaci una cartolina dall'inferno. Dopo questa immensa ed entusiasmante rivelazione, finalmente viene introdotto il personaggio più figo di tutto il Ken Cinematic Universe, Rei, l'uccello d'acqua, che non è assolutamente un qualche bizzarro difetto anatomico, ma la tecnica di Nanto che lui padroneggia con estrema maestria. L'attività che a Rei piace mettere in pratica nel tempo libero è fingersi una donna, con l'intento di trarre in inganno i cuozzi post-nucleari, fregargli il cibo, chiedergli se conoscono l'uomo dalle sette stelle ed infine fargli affette con l'eleganza di un ballerino di amici, tutto esattamente in quest'ordine. Durante una delle sue scorribande, il nostro viene seguito da Julia e i suoi nuovi amici, che decidono di catturarlo. Lo scopo è quello di farsi dire il motivo per cui ha intenzionato a praticare il dolore fisico a Ken. Visto che la sceneggiatura lo prevedeva, se lo bevono come l'ultimo dei coglioni e Rei finisce attaccato al muro come un pensile da cucina. Quando gli domandano perché sulle tracce di Kenshiro, lesto, Rei racconta che quell'infingardo dell'uomo dalle sette stelle
ribelle, ha rapito sua sorella e le ha ucciso il futuro marito, cosa che ha messo seriamente a rischio la riuscita del matrimonio. Con il dono della vedenza, Giulia percepisce la sofferenza di Ray e gli suggerisce di mangiare meno pesante la sera. Dopodiché, prende la decisione di liberarlo e metterlo sulle tracce di Kenshiro, sicura del fatto che i due diventeranno rimbombanici. Solo un attimo dopo la partenza di Ray, però, un pensiero subdolo si insinua nella mente dell'ultimo generale Gundam Vinanto, e cioè che a Ray piace vestirsi da donna, e che Kenshiro non batte chiodo da un cuofono di tempo. C'è di conseguenza la concreta possibilità che Nanto e Okuto alla fine si uniscano, ma non esattamente nel modo che gli antichi profeti si aspettavano. In tutto questo casino, scopriamo che Sauzer ha giurato fedeltà a Raoul, ma in realtà sarebbe seriamente interessato a fotterlo appena se ne presenti l'occasione. Nel contempo, Raoul se lo tiene buono perché le tecniche di Okuto non hanno effetto sul suo corpo, e vorrebbe evitare di farsi sacagnare di mazzate proprio ora che il suo canale TikTok sta cominciando a decollare. Ad un certo punto della conversazione, Giulia ha un colpo apoplettico e cade appeso muerto da cavallo. Per assicurarle le cure di cui ha bisogno, Ryaku la porta dal miglior chiropratico post-nucleare in circolazione, e cioè Toki. Nel bel mezzo del consulto, mentre Ryaku riassume la situazione, Toki gli chiede di tirargli il dito. Colto di sorpresa, Ryaku risponde che forse non è il caso. Toki insiste, sostenendo che sarà divertente. All'ennesimo rifiuto di Ryaku, Toki si rassegna e decide di visitare Giulia, ma ci rimane malissimo. Giulia si addormenta e, come per magia, parte il flashback su come a Toki sono venuti i capelli bianchi, così, a buffo. Da notare che è la prima volta che rivediamo Ken dopo mezz'ora, in un film in cui Ken il guerriero sono le prime tre parole del titolo. Vabbè, quello che succede è che in giro stanno scoppiando i bomboni. Arrivati al rifugio antiatomico, scoprono che non c'è spazio a sufficienza, perché lo dice una donna random, il che è una cosa abbastanza idiota se ci si ferma un attimino a pensarci. Cioè, la differenza è tra 2 e 3, non tra 2 e 25. E che cazzo, stringetevi un pochino, tirate in dentro la pancia, e invece no, tutto perché qualcuno ha deciso che Toki è lo sfigato. Lo dobbiamo accettare, va bene. Sia chiaro però che se facciamo passare questa, vuol dire che la chiudiamo una volta per tutte anche con la questione del relitto di Titanic, va bene? Siamo d'accordo? Oh, e sarebbe anche ora dopo 25 anni, porco il mondo che c'ho sotto i piedi. Prima che le genti si facciano una terapia completa di suffumigi un po' radio e un po' attivi, Toki spinge Ken e Giulia nel rifugio e chiude la porta al volo, restando esposto al vento di passioni della muerte. Ken ci rimane un po' malino e, mentre piange come un vitello, scopriamo che in realtà dietro di lui c'era spazio per almeno altre 20 persone, ma no, la signora aveva detto non più di 2! E il problema del relitto di Titanic non era lo spazio, ma il peso, banda di sapocchi. Alla riapertura, per qualche oscuro motivo, Toki è ricoperto di cocaina purissima ed ha i capelli bianchi alla Giovanni Agnelli. Coincidenza? Io credo di no! Fine del flashback. Ritorniamo allora nello studio medico, dove il nostro dottore Canuto porge a Giulia una ciocca di capelli unti, confessandole che sono di Ray, e che il poveraccio ormai guarda le margherite al contrario a causa di un colpo inferto gli da Raoul. E qui ci fermiamo, tanto questa parte la conosciamo tutti e non ho nessunissima intenzione di raccontarla di nuovo, anche perché fa troppo male. Fatto ciò, Toki chiede a Giulia il perché vada in giro vestita da Gundam, e lei gli risponde che non si toglierà l'elmo fin quando non sopraggiungerà la pace nel mondo. Questo giuramento mandaloriano si infrangerà da lì a 4 minuti contati di film, quando scopriamo che un esercito di soldati valorosi, ispirato dalle gesta immense e dalle monumentali rotture di coglioni di Kenshiro, decide di combattere contro l'armata di Raoul. Comunque questa non è la pace nel mondo, ma esattamente il contrario, rimettiti il casco, brutta stronza. Wayne e Shuren sopraggiungono col pepe al culo e annunciano che Kenshiro è stato fatto prigioniero da Sauzer. E niente, non c'è pace tra gli ulivi, tocca ripartire. Kenshiro giace svenuto da qualche parte in mezzo al deserto e... ma non era stato fatto prigioniero? Lo avevano detto quei due, no? No? Raga, io ve lo dico, comincio seriamente ad andare in confusione. Vabbè, comunque, tutta questa roba l'abbiamo vista uguale nel film precedente, quindi sappiamo che Ken deve essere salvato da Raoul, che lo troverà grazie ad un localizzatore GPS occultato negli addominali, ricordate? L'avete visto il riassunto precedente, no? Ok. Giulia, quindi, nel rispetto del cammino del salvatore, invece di prendersi Ken, aprire un agriturismo in Molise e sgravare 8-9 figli, decide di mollarlo lì. Tutto questo perché la vedenza le ha divinato ciò che succederà in seguito, e ciò che succederà è esattamente quello che abbiamo già raccontato, quindi la piramide costruita dai bambini, i punti di pressione invertiti di Sauzer, Better Call Saul che è la migliore serie TV del millennio e trallallero là, andiamo oltre. Dopo aver scafuddato di mazzate Sauzer, Kenshiro incontra finalmente Toby, prende il collare dalle sette stelle e capisce che Giulia è lì da qualche parte, ma anche che ce ne saranno ancora molti di cazzi prima di poterla sdraiare in via definitiva e senza appello. Fatta la consegna e rilasciato il documento di trasporto, Toby se ne va via per sempre. La mia mamma mi ha detto che è andato a vivere in campagna, in un posto dove ci sono tanti altri cani e tante palline con cui giocare e vivere felice.
E io ci credo. Ci credo tantissimo. Alla fine del finale che finisce, tutti si levano dai coglioni e fine! Siamo finalmente venuti a conoscenza della leggenda di Giulia, contenti? Sentivamo proprio il bisogno di sapere cosa stesse facendo Giulia mentre Kenshiro massacrava eserciti di nemici, vero? Ricordo proprio distintamente che da piccolo, certe volte, mi alzavo in piedi sulla sedia e urlavo: dateci meno sangue e più Giulia, maledetti bastardi! Dopo 35 anni, ora credo di essere finalmente un uomo completo. Storia vera. Il bello è che ce ne sono ancora tanti di buchi da tappare, tanti abbastanza da riempire altri 3 film. Che forse farò, se ne avrò voglia, e se non creperò prima.